Gesù ha parlato dei semi, del seminatore, ha parlato dei vari tipi di terreno, ma mettendo un'attenzione per noi su che tipo di terreno siamo o che vogliamo essere o che dobbiamo essere, ok? Ma a prescindere dal tipo di terreno, che è un problema di verifica nostro, è importante sapere che il seminatore getta i suoi semi dovunque. Amen. E questa si chiama grazia di Dio. Perché quando io lessi questa parabola, che poi è stato anche predicato, è stato portato anche delle applicazioni specifiche di questa parola, un po' anche fuori dai soliti, diciamo soliti, rivelazioni, però ho riflettuto io su questa attitudine del seminatore. Perché la domanda spontanea, naturale, potrebbe essere questa, ma un seminatore attento non andrà mai a buttare il seme dove ci sono le rocce. Un seminatore attento butterà il seme, il suo seme giusto, nel terreno giusto. E quindi era una domanda che io avevo davanti al Signore, ma la risposta appunto poi è arrivata, non si è fatta attendere. Ma perché il seminatore, questa parabola, insegna anche non solo la prima parte importante, l'attenzione a che tipo di terreno riceve il seme della parola di Dio. E quella è una questione che riguarda noi, uomini, credenti o discepoli. Ma la cosa è che il seminatore si chiama amore, si chiama grazia, si chiama giustizia perfetta e si chiama donatore allegro. Cosa significa? Che lui non dà riposo alla sua mano né di giorno né di notte, e semina in ogni dove, non risparmia la sua parola, pur conoscendo già prima tutte le cose, conoscendo già prima tutti i tipi di terreno del cuore degli uomini, conoscendo già prima tutte le stagioni del nostro cuore, quando è un cuore aperto e quando è un cuore chiuso, quando è un cuore indurito e quando è un cuore morbido. Ma la grazia fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Dio l'Onnipotente sa perfettamente quali semi andranno a buon fine e quali no, ma non è il problema del seme, è il problema del terreno che lo riceve. Ma Dio, che è un donatore allegro, lui non fa parzialità, lui semina in ogni terreno, perché lui è generoso. E questo, fra l'altro, si collega anche al dare la parola, dare l'amore, dare giustizia, dare la verità, dare la libertà, dare il perdono, dare la propria vita per gli altri, dare i nostri beni, dare l'insegnamento, dare la fede, dare i miracoli, dare a prescindere dal risultato che questi terreni daranno nella loro vita. Gesù ha guarito tutti quelli che andavano da lui e sapeva benissimo chi l'avrebbe seguito e chi no. Questa si chiama grazia, questa si chiama amore perfetto, e noi abbiamo bisogno di impararlo giorno per giorno questo, perché la religione, la nostra mente carnale, i nostri pensieri si elevano a giudizio su chi è giusto e su chi è ingiusto, su chi fa le cose bene e chi le fa male. No, ma a lui non gli dico niente, tanto non capisce. Se Dio dovesse fare così con noi, credo starebbe sempre zitto. Sarebbe più le volte sta zitto che le volte che parlerebbe, perché conosci che siamo uomini dal collo duro. Sì o no? Sì o no?
È questa la verità, fratelli e sorelle. Ma il Signore non si risparmia, come sta dando in questi giorni la parola, parola profetica, insegnamento. Pensate che tutti noi recepiremo al 100% tutto ciò che ci è stato detto? Qualche cosa sì, qualche cosa no, qualche altra va rimeditata e rimeditata e rimeditata e riascoltata a tempo e fuori di tempo, perché ci sono delle zone dentro di noi dove il terreno è buono e delle zone dentro di noi dove il terreno non è buono. Abbiamo scoperto da quella parabola, ce l'ha rivelato lo Spirito Santo da quella parabola, che quei quattro tipi di terreno non sono solo quattro persone diverse, ma sono anche quattro tipi di attitudini interiori dell'uomo e quattro stagioni diverse che l'uomo passa, dove dei momenti riceve il seme nel buon terreno e dei momenti no. Ma il Signore non si risparmia, Lui è il donatore allegro, perché è scritto che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, e Dio sa che non riceverà tutto ciò che Lui ha mandato a noi, perché Gesù è stato dato per tutti, ma non tutti l'hanno accolto.